Classe 45, Rita Pavone, arrivata all'età di 78 anni, ha dovuto dirgli addio altrimenti il suo corpo non avrebbe retto. Ecco cos'è accaduto. Rita Pavone è una delle voci più iconiche e riconoscibili della musica italiana, con oltre 5 decenni di carriera alle spalle e collaborazioni a livello nazionale e internazionale. Anche attrice e conduttrice, Rita Pavone continua ad essere una delle figure di spicco della musica leggera italiana, capace di rinnovarsi e mettersi in gioco in ogni circostanza. La carriera di Rita Pavone prende il via molto presto. Da adolescente, infatti, inizia la sua scalata al successo in alcune compagnie di avanspettacolo. Dopo l'incontro con Teddy Reno, suo agente prima e marito poi, la cantante inizia ad avere i primi successi nel campo della musica leggera italiana. Il ballo del mattone, Viva la pappa al pomodoro, e Il gegegè, sono canzoni tuttora cantate e ballate dai fan di tutte le età. Rita Pavone resta il simbolo di un'anima ribelle, anticonformista ed estremamente versatile. L'abbiamo amata ed apprezzata anche grazie a sceneggiati televisivi come Il giornalino di Gian Burrasca, al cinema con i suoi musicarelli ad esempio, Rita la zanzara, e in varietà come Studio 1, e Alta pressione. Purtroppo però la cantante non ha sempre vissuto momenti facili. Rita Pavone, la scomparsa improvvisa. Negli ultimi anni, Rita Pavone non si è fermata. La sua carriera è ancora lunga e ha dimostrato come la sua vitalità ed energia, insieme all'esperienza, l'abbiano resa un'artista a tutto tondo ed estremamente versatile. Infatti, l'abbiamo rivista solo qualche anno fa nell'edizione 2016 del programma Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci, scatenarsi sul palco. Possiamo dire che Rita Pavone non è solo una cantante di successo, ma continua ancora oggi ad ispirare ancora oggi, riuscendo a dimostrare come la sua passione per la musica e per lo spettacolo sia rimasta intatta. Per questo motivo la notizia della sua scomparsa dalla vita della cantante ha lasciato tutti i fan di stucco, ma a rischio c'è la sua salute. Non ha potuto fare altro. Il fisico non ha potuto reggere. Rita Pavone nella sua vita è stata costretta a dover affrontare numerosi scandali ed eventi traumatici. Purtroppo la cantante nel 2003 è stata portata d'urgenza in ospedale a causa di una placca formatasi nell'aorta che le ha ostruito la circolazione. Lei stessa ha dichiarato quanto fu fondamentale per lei l'intervento dei medici. L'annuncio della separazione, probabilmente, è dovuto anche a questo. Rita Pavone, anche se non si è mai fermata, ha dovuto mettere uno stop alla dieta, proprio al tempo della sua partecipazione a Ballando con le stelle. A causa dell'attività intensiva degli allenamenti, la cantante, per presentarsi al meglio sul palco, ha scelto di interrompere la dieta e mangiare a volontà, come riporta anche Antonella Latilla nell'articolo del 20 febbraio 2016 per Gossip TV.